Allora, come Dio volle, ci siamo. Sembra che possiamo partire. Buonasera a tutti e benvenuto a questa serata di premiazione dei partecipanti al Premio Letterario Nazionale di Calabria e di Basilicata 2013, terza edizione. Questa terza edizione è stata organizzata dall'Istituto Culturale della Calabria, che è appunto il Musagete con 30 anni di storia, che porta avanti un'attività letteraria artistica nei vari campi della conoscenza e del sapere da moltissimi anni, presentando autori, proponendo a livello sia locale che nazionale dei premi letterari di poesia, di saggistica, di narrativa, di giornalismo, eccetera. Proprio perché crediamo che senza cultura non ci possa essere nessun futuro degno di essere poi vissuto, sia per noi sia per le generazioni future. Il Musagete, insieme e in collaborazione con l'amministrazione di Francavilla, ha potuto realizzare questa terza edizione che passeremo subito nella parte attiva nel cuore della serata. Ricordando, e vi presenterò poi i presidenti delle giurie, di quella inedita e di quella edita, e vi presenteremo poi i premiati alla cultura, che sono delle eccellenze della nostra realtà calabrese, quindi regionale, ma senz'altro per i grandi meriti, per il loro lavoro, per le loro caratteristiche. Questi premiati alla cultura sono delle personalità che fanno onore alla Calabria sia a livello locale sia a livello nazionale e internazionale. Avremo modo poi di presentarvi. Quindi io passerei adesso la parola alle autorità amministrative. Quando verrà il sindaco, senz'altro ci presenterà un po' il lavoro fatto dall'amministrazione, la collaborazione che ci ha fornito molto fattivamente e in maniera molto efficiente, per cui direi che possiamo passare alla cerimonia di premiazione, proprio perché vogliamo mantenerci in certi tempi e siamo già partiti con un certo ritardo di cui ci scusiamo. Allora, iniziamo la premiazione della terza edizione del Premio Letterario Nazionale di Calabria e Basilicata 2013 per le opere inedite. Quattro le sezioni in concorso: poesia inedita in dialetto, poesia inedita in lingua italiana, racconto inedito in lingua italiana e opera inedita. I nomi della giuria, dei componenti della giuria che ha valutato queste opere: presidente Giuseppe Massaro, Guerino Donato, Sara De Bartolo e Rossana Lucente. La parola adesso al presidente Giuseppe Massaro, presidente della giuria della sezione inediti. Buonasera a tutti. Esordisco col dire un grazie all'amministrazione comunale, nella persona del sindaco che rappresenta la nostra ben amata Francavilla, e ai rappresentanti del Musagete, Oreste Bellini e Bonifacio Vincenzi, che mi hanno voluto qua, mi hanno onorato e umilmente ho accettato questo incarico. Ringrazio tutti i presenti che hanno fatto pure centinaia e centinaia di chilometri per raggiungere questo posto nostro, a dire il vero, bellissimo, e non certo per arricchirsi, perché come si sa i premi sono irrisori, ma per fare cultura, per dare parte di se stessi e noi qui a ricevere per imparare ancora.
E spero che l'emozione non mi giochi un brutto tiro, ma per dirla con i nostri antenati, rem tene verba sequentur, qualcosa ve la dico. E ci sono state tante belle feste, tante grandi iniziative qui a Francavilla, un agosto pieno, e noi forse chiudiamo con questo momento culturale queste feste agostane. La presenza del pubblico è considerevole, pensando che noi parliamo di letteratura, di poesia. Certo che le altre feste sono state anche belle e da buon gustaio dico che hanno fatto le cose fatte bene. Qua non si mangia, anche se i nostri detti appunto sono quelli che è la ganga che tira la scianga, mi permetto di parlare in dialetto, o trippatina canda, no camisa yanga. Cioè il mangiare fa piacere a tutti, buon gustare le cose tipiche calabresi è una meraviglia. Noi qua gustiamo altro, gustiamo cose diverse, è il nutrimento dello spirito, la cultura. E quindi benvenuti tutti che ci avete portato queste opere meravigliose. Io mi sono fatto una scorpacciata quest'estate a leggere con tanto piacere e quindi dico subito che mi sono piaciute tutte le opere, belle, scorrevoli, intrecciate. Certo, noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio per sceglierne qualcuna, diciamo, che istintualmente ci ha colpito di più. E per cui non se ne abbiano a male gli altri, io auguro un successone di sforare le 100.000 copie e quindi questo è l'augurio che formulo a tutti. Per concludere, dicevo, noi qua facciamo cultura e cerchiamo perlomeno di raggranellare qualche osina in più e quindi da tenercela cara cara questa ricchezza che serve, e mi soffermo un pochino sull'effetto culturale, oserei dire dirompente poi, che c'è, perché la cultura è come un motore che gira continuamente, è un motore che non fa rumore, è un motore che agita, e quindi vengono agitate le idee, vengono agitate i cambiamenti, vengono agitate quelle che sono i rapporti con gli altri, che migliorano senza dubbio. Concludo col dire che benvenuto sindaco, e quindi vorrei concludere col mandare un messaggio ai giovani. Certamente avrei sperato di vedere molti più giovani, però sono contento lo stesso, perché poi nei paesi funziona il passaparola, l'ignoranza digitalica è inammissibile, però il porta a porta ancora funziona. Per cui un messaggio ai giovani, nel senso che io vedo nel contesto socio-economico attuale, che diciamo per certi aspetti è un po' triste, tanto triste, però l'orizzonte dei giovani io lo vedo sempre variopinto, colorato. E c'è un po' di grigio, forse un po' di nero verso nord, e praticamente ecco, io spingerei i giovani a fare più cultura, perché è la cultura che ti muove dentro e ti sa muovere.
Io non dico di abbattere la francavillesità, la calabresità, l'italianità, però è venuto il momento di ragionare europei, ecco. Quindi un messaggio ai giovani, perciò dico che è sempre il loro orizzonte, essendo giovani, il nostro è limitato ed è offuscato, perché noi già abbiamo oltrepassato certe barriere. Loro hanno tutto il mondo davanti, è variopinto. Devono capire però, come dicevo prima, mettere da parte le cose prettamente paesane, prendere il buono che ce n'è tanto, ma ragionare europei, imparare, perché il loro destino si gioca a Bruxelles, i prossimi 20 anni saranno decisivi per le generazioni dei giovani attuali. Devono imparare le leggi europee, perché il popolo incolto sarà sempre maltrattato. Il popolo colto saprà difendersi meglio e saprà conquistare quello che è il suo benessere. Questo è il messaggio che da questo palco, con gli organizzatori di questa serata, con questo gruppo, come piace chiamare Bonifacio e non associazione, da questo gruppo deve partire questo spiraglio di volontà dei giovani di Francavilla. E perché no? Perché i francavillesi sono sparsi in tutto il mondo e dove sono andate hanno dato. Abbiamo una pagina bellissima di storia, di emigrazione. Oggi ci deve essere la migrazione intellettuale, ma per essere protagonisti. E concludo, come dice lo scrittore meridionalista Umberto Caldora, la cultura rende liberi, rende per le persone capaci di decidere in primissima persona. Questo è il messaggio che lancio ai giovani. Grazie. Grazie Giuseppe Massaro per le sue parole. Concludo presentando le due ragazze che ci danno una mano questa sera, due bellezze della nostra Calabria, Alessandra Massaro e Rosanna Palazzo. Un applauso per chi ci daranno una mano nel consegnare le targhe. E ora passo la parola a chi, collaborando con noi, ci ha permesso di organizzare e di realizzare questa serata, che è Leonardo Valente, sindaco di Francavilla, nonché una persona molto attenta e sensibile alle tematiche culturali. Prego. Buonasera, ringrazio il professore insomma, per l'introduzione. Penso di non meritare tanto, era doveroso da parte mia, personalmente, insomma, penso di tutta l'amministrazione comunale, accogliere con favore la proposta insomma, di realizzare qui a Francavilla questa serata. Saluto i presenti, do il benvenuto a tutti, ai premiati, anche ai cittadini, e parto brevissimamente da quella che è stata la considerazione conclusiva del dottore Massaro, rivolta soprattutto ai giovani. Io ritengo che la crescita di una collettività, e quindi in questo caso della nostra collettività, non può esserci quindi una crescita sociale o economica di questa collettività se non parte da una rivoluzione culturale, di cui uno dei punti salienti della nostra programmazione 2 anni fa era quello di creare a Francavilla le condizioni quindi per collaborare e per ricostruire un tessuto sociale che appariva disgregato. Diciamo che nel corso di 2 anni con grande difficoltà stiamo cercando di invertire la rotta,
Manifestazioni come queste, sicuramente importantissime, poco seguite, devo dire, dai cittadini, e che sicuramente il dottore Massaro ha fatto rilevare in modo egregio, poco seguite, però ritengo che bisogna continuare su questa strada, perché i processi culturali sono processi lenti, che hanno necessità di tempo, però piano piano poi riescono a attecchire, perché le manifestazioni di qualità alla fine, alla lunga, insomma, riescono ad attecchire. E ritengo quindi che come amministrazione, la mia amministrazione, ha il dovere di incentivare, di aiutare quelle associazioni come il Museo Getty che si impegnano in un percorso difficile e però importantissimo. Quindi sicuramente ascolterò con grande attenzione, non avendo avuto l'onore di leggere quelli che sono gli elaborati, insomma, presentati, insomma, da quelli che saranno premiati dai vincitori. Sicuramente però ritengo che sia un lavoro che porterà vantaggio alle nostre comunità. Quindi grazie all'Associazione Museo Getty per aver voluto presentare a Francavilla questa premiazione questa sera. Dico a voi buon proseguimento, ma soprattutto mi sento di raccomandare l'associazione di proseguire in questo percorso, e sicuramente troverà sempre la nostra collaborazione, e spero anche che ci sia una partecipazione maggiore da parte dei cittadini di Francavilla, perché queste sono le manifestazioni che alla fine fanno crescere una piccola comunità come la nostra. Grazie e buon proseguimento. Grazie Sindaco. Allora entriamo nel vivo della serata. Quindi passiamo adesso a chiamare i premiati. Poesia inedita in dialetto. Sono risultati meritevoli di segnalazione Paola Crisapulli di Paullo, Milano, con la poesia Uomini e femmine in avota. Francesco Mazzitelli di Policoro con la poesia I umi vanno verso un mare. Se è presente il Mazzitelli, lo prego di avvicinarsi al palco, perché consegna il premio il presidente della giuria, il professor Massaro. Come nostra prassi, scambiamo qualche parola con gli autori, con i premiati e con tutti gli ospiti che in qualche modo si sono distinti presentando le loro opere nel concorso. Allora, come mai questa poesia dialettale? Che senso dà al dialetto? Io l'anno scorso ho presentato una poesia in italiano e ho avuto il terzo premio. Quest'anno, visto che c'era anche la sezione dialettale, mi sono cimentato anche nello scrivere in dialetto calabrese, perché io abito a Policoro da 30 anni, però sono originario della Calabria. E vabbè, quindi lo conosco il dialetto calabrese. Molto bene, ma perché scrivere in dialetto? C'è una ricetta, c'è un segreto, c'è uno stato d'animo particolare, c'è un'ispirazione particolare? Io penso che scrivere in dialetto è molto importante, anche perché, non so gli altri dialetti, ma almeno il dialetto calabrese ha origine, diciamo, antecedente anche alla lingua italiana. Proviene sia dalla lingua latina, sia dalla lingua greca. Io, avendo fatto anche il liceo classico, ho letto anche libri in dialetto, perché a me piace anche, parlo bene anche l'italiano, però a me piace parlare in dialetto, anche se dove abito io, a Policoro, diciamo, siccome è un paese nuovo, si parla sempre in lingua italiana. Grazie, auguri allora di rivederci alla prossima edizione.
dovrebbe essere una nuvola di passaggio, perché abbiamo letto tutte le previsioni possibili e poiché piloto aerei quando non ho niente da fare, più o meno la meteorologia la conosco. Sono rimasto fregato perché dopo 100 consultazioni che escludevano totalmente la pioggia ci troviamo un po' a essere umidi, ma dovrebbe essere veramente una nuvola. Speriamo, sì. Questo non lo abbiamo organizzato noi, è una cosa che ci è stata regalata da qualcuno che abita al piano di sopra. Allora, riprendiamo dopo questa piccola pausa umida con il terzo classificato, che è Giovanni Troiano di Trebisacce, con la poesia Udetar. Consegna il premio il sindaco Leonardo Valente. Allora, brevemente, Udetar, in parole proprio semplici, a che si riferisce? Non solo che significa, qual è il suo contenuto e la sua ispirazione? Allora, in questa poesia parlo praticamente della Calabria, della nostra terra, e però è come se venissi da estraneo, da pellegrino, per riscoprirla ancora una volta. Per quanto riguarda la lingua, è la lingua arbresce, che per me è la lingua madre, la prima lingua che ho parlato, e infatti ho imparato l'italiano a scuola. Fino a 6 anni io parlavo solo arbresce. Quindi per me non è un vezzo scrivere in dialetto nella lingua arbresce, è normale. E questa riscoperta della nostra terra, come l'ha ispirata? Cosa l'ha colpita di più per cui si è messo qui a scrivere questi versi? Ma in realtà è un modo quasi geografico di visitare la Calabria, perché io dico che vengo da pellegrino, vado nelle grotte, poi dice che tane d'uomo furono un tempo e poi eremi di santi. Infatti abbiamo la grotta del Romito, nota per essere uno dei luoghi archeologici più famosi del Paleolitico Superiore, e poi è stata abitazione di un eremita, da qui il nome. E poi lago per tutta la Calabria e alla fine niente, farò parte di essa perché finiamo tutti sottoterra. Va bene, la ringrazio e speriamo di ospitarla nel prossimo concorso. Grazie, arrivederci. Il secondo classificato è Valerio Cascini di Torino con la poesia Aquilone. Non è potuto scendere e ci fa i complimenti ed è molto contento di essere stato classificato secondo. Primo classificato è Bruno Salvatore Lucisano di Brancaleone, Reggio Calabria, con la poesia Quando finisci. Purtroppo aveva prenotato anche qui a Gels l'agriturismo per venire, se non che ieri ha avuto un lutto in famiglia e ci ha mandato un'email pregando appunto di far presente che è molto addolorato per questa perdita e anche addolorato perché ci teneva tanto a stare qui. Io ho risposto che comprendevamo e partecipavamo un po' al suo dolore e che non mancherà occasione per averlo qui tra di noi. Passerei ora alla cerimonia di premiazione di poesia inedita in lingua italiana. Sono risultati meritevoli di segnalazione Donato Ladic di Torino con la poesia Vite nascoste, Linda Rotelli di Sala Marasina, Brescia, con la poesia Requiem, Cristal Scesca di Sondrio con la poesia Da quel pino là in su.
Terza classificata è Ornella Mamone Caprio di Rossano con la poesia Nascita, morte di dubbi e desideri. Se è presente la prego di avvicinarsi al palco. È presente e consegnano il premio insieme al sindaco Leonardo Valente Bonifacio Vincenzi. Accomodi, prego. Due parole. Come nostra prassi, chiediamo sempre un po' le impressioni sulla poesia che è stata premiata. Come nasce questa nascita, dubbi, eccetera? È la nascita dei desideri che si coprono di nuvole cangianti e poi si nebulizzano quando diventano dubbi. E però anche quando diventano dubbi si colorano di arcobaleno, perché comunque c'è la rifrazione, il gioco del sole su queste goccioline e il susseguirsi dei desideri, dei dubbi che abbiamo tutti noi e quindi nascono e muoiono. E in che modo, no? Questa oscillazione perenne, che è una condizione molto umana, concreta e diffusissima, no? Qui noi oscilliamo continuamente tra bisogni di cui cerchiamo di liberarci in qualche modo crescendo, tra desideri che sono anche un po' l'espressione dell'essere cresciuto e i dubbi. Ora, questa oscillazione, no, come la vede lei dal punto di vista della creatività poetica? Cioè, come mai si sofferma su questi aspetti, no, di desideri, dubbi, queste oscillazioni? Cos'è che la colpisce? Ma io credo che il desiderio e il dubbio fanno parte, sono in simbiosi. E il desiderio è qualcosa che tutti quanti desideriamo perché ci prefiggiamo degli obiettivi e quindi desideriamo qualcosa. Il dubbio è quando ci rendiamo conto che quel desiderio non può essere esaudito, non può essere non viene realizzato. E quindi è comunque anche il dubbio è qualcosa di positivo, è qualcosa che è importante. Grazie e speriamo di ospitarla l'anno prossimo. Secondo classificato, Arnaldo Ninfali di Verona con la poesia Illusioni notturne. Prego. Consegna il premio Massaro. Siamo particolarmente lieti di averlo qui perché ha fatto anche un discreto chilometraggio. Come è andato? Tutto bene? Allora, com'è questo impatto con la poesia? Come l'ha scoperta e come ci naviga? Dunque, la poesia è l'espressione di determinati momenti dell'animo umano. Ci sono dei momenti in cui si sente il bisogno di esprimere, magari anche avendo come interlocutore soltanto un foglio bianco su cui si desidera in qualche modo fermare un'impressione, un'emozione, uno stato d'animo
ci sono coloro, come credo di essere io, che non possono fare a meno di questa operazione e quindi si lasciano andare ogni tanto a qualche espressione della propria personalità, del proprio intimo. Da quanto tempo scrive poesie? Questa sembra una curiosità banale, ma in realtà non è così, perché è comprendere come si convive con un particolare stato d'animo e anche uno stato mentale particolare. Dunque, io scrivo poesie fin dall'adolescenza, diciamo, però nonostante questo non è che abbia scritto pagine e pagine di poesia, semplicemente, come dicevo prima, ogni tanto, quando ne sento il bisogno, scrivo qualcosa. Magari possono passare anche anni tra una poesia e l'altra. Quella che ho scritto, per esempio, che è stata premiata, l'ho scritta nel 94, successivamente ne ho scritte altre. Non ne ho scritte molte, però quelle che ho scritto sono sicuramente l'espressione di un sincero sentire, di un momento di particolare emotività, stato di emotività che mi ha quasi reso necessario lo scrivere di poesia. Grazie e speriamo di averla ospite anche l'anno prossimo. Ora, il primo classificato è Alvaro Staffa di Roma con la poesia L'infinito. Pregherei Staffa di venire su sul palco. Consegnano il premio, che comprende anche un premio in denaro di 300 euro, il sindaco di Francavilla e Bonifacio Vincenzi. È chiaro, se mi posso permettere, caro Alvaro, che è molto ghiotta l'occasione, perché l'infinito che abbiamo sentito tante volte, qual è il suo infinito? Ce ne parli? Il mio infinito è l'infinito di tutti, per il quale sono rimasto colpito. Noi viviamo nell'infinito, e per cui come si fa a non sentirlo? Cioè, qual è la nostra essenza, la nostra presenza, il nostro significato? Non è che ci stiamo a pensare sempre, però qualche volta, quando uno sa, così come la poesia dice, arriva al mare, non è una notte stellata, certi dubbi poi prendono. E per cui rinascono tutte le cose vissute, specialmente a uno come me che ha una certa età, no? Per cui da giovane magari non c'è un passato da ricordare. E poi c'è anche la proiezione verso il futuro che è l'infinito. Qual è la strada? È tutto qui. Beh, è tutto qui, sembra semplice. È un messaggio ai giovani. Questa dimensione continua, costante, che viviamo, di infinito, quando è che si comincia a percepire, quando è che si comincia ad avere coscienza di un contesto così ampio in cui viviamo? Allora, io personalmente ho cominciato molto presto, ad avere già da adolescente, a cercare di capire certe cose, insomma, no? Poi quando si maturano, si concretizzano completamente, sinceramente non lo so. Però, insomma, delle domande nascono, insomma, no? Viviamo perché, insomma, per cui ci ha avuto molto presto, insomma. E questa poesia ha qualche anno e poi è stata implementata, perché di volta in volta io le mie poesie non sono mai fisse. Nel tempo mi rimane in mente qualche cosa, le correggo, le aggiungo, per cui a questa età, diciamo, alla mia età, insomma,
c'è una retrospettiva su quello che è stato, no? Infatti nella mia poesia lo dice, dov'è il tempo passato, che fine ha fatto, no? 15 anni, e dove andiamo, insomma? Per cui io da presto ho cominciato ad avere così queste sensazioni, insomma. Poi le scrivo quando si maturano dentro, quando trovi le parole per farlo, insomma, quando ci sono circostanze. Volevo dire una cosa, la poesia, adesso ognuno poi ha il suo modo, è un po' come la fotografia. Io da giovane mi piaceva molto fotografare, ma allora uno andava in giro e c'erano certi momenti in cui, con certi spettacoli, e bisognava avere la macchina fotografica appresa, perché altrimenti poi non si ripetevano più. Così è la poesia, certe volte vengono certe ispirazioni, certe cose, e uno deve avere carta e penna vicino per scrivere, perché dopo non si ripresentano più, almeno quelle, magari altre, insomma. E per cui l'infinito, ecco, il mare, la sera, la notte stellata, e tutto questo. Grazie, e speriamo di averla qui l'anno prossimo. Passiamo ora alla cerimonia di premiazione del racconto inedito in lingua italiana. Sono risultati meritevoli di segnalazione Giovanni Garuffi Bozza di Roma con il racconto Lacrime di pioggia, Cinzia Baldini di Roma con il racconto Le nostre stagioni del buio, Sebastiana Piccione di Catanzaro Lido con il racconto La panchina racconta. Terza classificata, Stefania Donatella Paron di Rovigo con il racconto Balance. Secondo classificato, Marco Righetti di Roma con il racconto Il lupo. Prima classificata, Angela Francesca Mandarino di Cosenza con il racconto Verde, il colore dei suoi occhi. Consegnano il premio Giuseppe Massaro, presidente di giuria, e Leonardo Valente. Prego Angela Francesca Mandarino di salire sul palco. Allora, se ci dà due riflessioni, no? Verde, il colore dei suoi occhi. Cosa ci sta dietro il verde di questi occhi che lei ha avuto modo di contemplare? Allora, diciamo che non sono occhi che ho contemplato io in prima persona, ma più che altro ho lavorato di fantasia, perché io personalmente ho gli occhi verdi e sempre mi sento dire questo complimento, che begli occhi che ha, e così. Quindi ho deciso di creare una storia intorno a questo, non riferendomi a me personalmente, tutto lavoro di immaginazione. Molto giovane, quindi ha un'esperienza più che di relazioni, che senz'altro avrà. Dal punto di vista interiore, riuscire a scrivere, riuscire a fermare su carta, no? Un po' i movimenti dell'animo, eccetera, come l'ha scoperto? Allora, per me la scrittura è sempre avuto una funzione catartica, quindi di liberazione. E però ho iniziato a scrivere molto presto, quando avevo 11-12 anni, quindi è stata come una cosa molto, molto naturale, mi viene spontaneo scrivere, quindi non ho proprio bisogno. È un bisogno naturale per me. Complimenti, perché giovanissima già ha raggiunto un grado di profondità e di riflessione notevoli. Di nuovo complimenti, e speriamo di averla qui l'anno prossimo. Arrivederci. Adesso passiamo alla cerimonia di premiazione dell'opera inedita. Sono risultati meritevoli di segnalazione Sara Conci di Trento con la raccolta Istanti di un artista. Vincenzo Melino di Campobasso con la raccolta di racconti La collina dei ricordi. Lidia Malizia di Cosenza con la silloce di poesia Il viaggio. C'è Lidia Malizia, si può avvicinare al palco. Consegna il premio Franco Prandera.
Allora, due parole su che cos'è il viaggio, anche questo è un tema, no, notevolissimo. Chatwin, che era un giornalista patito dello studio dell'uomo che deve viaggiare, quindi dell'essere nomade, dell'essere non stanziale. Quali sono le caratteristiche del suo viaggio? Beh, il titolo che ho dato alla Silloge rappresenta un po' quella che è l'esperienza umana in generale. Quindi più che di viaggio in senso geografico, il mio viaggio è quello interiore che l'uomo conduce nell'arco della propria esistenza. In realtà questa Silloge è il frutto di una mia intenzione che avevo da tanto tempo, quella di mettere insieme tutte le mie poesie, e mettendole insieme ai fini di una pubblicazione è venuto fuori che ho scoperto che c'era un filo conduttore. Ne ho scartato alcune, per cui alla fine sono riuscita a creare il viaggio, quello che è il mio viaggio, almeno il mio viaggio fino a questo momento della mia vita. E, ho deciso di partecipare a questo premio perché ne ho avuto conoscenza proprio nel momento in cui stavo componendo questa Silloge, per cui ho colto l'occasione per partecipare. È la prima volta, tra l'altro, che verranno rese pubbliche, e quindi è un modo anche per condividere questi miei pensieri, queste mie emozioni che sono state tradotte in poesie. Quindi intanto ne approfitto per ringraziare il mio soggetto per avermi dato questa possibilità. Grazie a lei e continui il suo viaggio. Speriamo di averla qui anche l'anno prossimo. Grazie, arrivederci. Terza classificata è Teresa Giulietti di Bore Parma con la Silloge di poesia Di ombre ti avevo vestito. Mi pare che Giulietti non sia riuscita, o cioè è presente. Mi sembra che sia riuscita ad arrivare fin qui. Seconda classificata è Luigia De Francesco di Serra San Bruno con il saggio Lo spopolamento dei centri storici calabresi. Prego Luigia De Francesco di avvicinarsi al palco. Consegna il premio Giuseppe Massaro. Questo saggio molto bello tocca un tema che viene da lontano, come si è imbattuta in questa tematica? Allora, questo saggio nasce da una tesi di laurea, quindi la tematica è una tematica importantissima. Io vengo da un paesino dell'entroterra vibonese, scusate l'emozione, ma è la prima volta che io partecipo a questa manifestazione, sono molto onorata di essere qui, veramente. Quindi dicevo, lo spopolamento è una tematica, un fenomeno reale. In questo saggio mi sono occupata appunto di queste, di dare maggiore rilevanza a questo tema, avvalorato anche dai dati, perché ritengo un fenomeno deve, in modo, diciamo, è reale proprio perché è supportato dai dati reali. E i dati sono aggiornati al 2012, ai dati Istat. Quindi da un punto di vista, diciamo, di mancanza di unità gli abitanti vanno via, quindi abbiamo questa perdita, il tessuto sociale ha questa perdita appunto anche di quelle che sono i servizi pubblici, gli ospedali, le pubbliche amministrazioni vengono chiuse, quindi i giovani non hanno più, diciamo, quell'attaccamento a restare nei paesi e vanno via proprio perché i servizi vengono a mancare. Quindi questo saggio si propone appunto di toccare questa tematica che purtroppo, dicevo, è reale. Ho cercato di approfondire il fenomeno partendo da una condizione europea, quindi una visione olistica,
del fenomeno. Una visione europea, dicevo, poi per passare ad una visione nazionale, regionale e poi locale, appunto del paese, del paese in cui vivo, che è Serra San Bruno. È molto interessante questo saggio, lo consiglio di leggerlo. E quello che è importante però è cercare un po' di capire che, come tutte le cose, sono come delle medaglie, no? Hanno doppia faccia. Cioè il partire, il lasciare un centro, lasciare un borgo, lasciare un paese, evoca sempre più un dolore che non invece una gioia, una speranza di qualche prospettivo, di qualcosa di nuovo. E questo non è in sé. Cioè non è nell'atto del partire che c'è solo o c'è prevalentemente questo aspetto, no, di perdita e di lasciare un vuoto, perché questo è reale ed è ovvio. Il problema è che una stella del paese che parte e che quindi si dà delle opportunità lascia un vuoto, ma questo vuoto sarebbe tollerato, accolto meglio nell'ambito della comunità, della famiglia, della comunità di tutto il paese, se non portasse a un degrado, che è quello che emerge, no, dalla sua opera. Perché un centro si può svuotare perché le persone si spostano, non è una cosa negativa. Il problema è che questo spostamento, non so se più al sud o al nord, non al sud nostro, al sud dell'Europa, non solo in Calabria, eccetera, questo spostamento è sempre poi seguito nel luogo che la persona lascia, è seguito poi dal degrado. Cioè, se non ci fosse il degrado, penso che verrebbe tollerato come un fatto della umana esperienza quello di spostarsi, quello di cercare di darsi delle opportunità o di lavoro, di conoscenza o di altro, e poi ritornare in un luogo che ha sofferto, ma non è andato in gangrena, in degenerazione, perché l'altro se n'è andato. Perché poi se uno torna con questa esperienza, vive anche un po' come senso di colpa, questo essere andato via. E non è una cosa giusta, perché non ci deve essere senso di colpa. Allora speriamo di averla ancora qui. Non ci sono le risorse per restare, quindi si fa la valigia e si va via. Questo poi è il tema. Sì, è questo. Specialmente per noi giovani che vediamo mancare le opportunità. E indubbiamente, ma questo è anche un tentativo da parte della cultura, no? Di sollecitare le coscienze di chi di dovere, no? Di non solo darci delle opportunità in loco, ma anche di trasformare uno spostamento di giovani in un'esperienza e non in una sorta di viaggio della speranza, così doloroso, va bene, o in incognita pure. Grazie e alla prossima volta. Prima classificata è Liliana Nobile di Palermo con la silloge di poesia Angoli remoti. Prima di passare alla cerimonia di premiazione della sezione dedicata al libro edito, chiamo sul palco il presidente di giuria Giuseppe Massaro e i membri della giuria Sara De Bartolo, Rosanna Lucende e Guerino Donato, ma mi sembra che non ci siano, perché riceveranno dalla Musagete un pacco di libri che verrà consegnato al presidente e poi li provvederà a smistarli da parte di Bonifacio Vincenzi. Naturalmente un ringraziamento per il lavoro svolto, abbiamo fatto le cose molto velocemente, quindi un ringraziamento particolare alla giuria che, pur non essendo presente questa sera, gli altri giurati hanno fatto veramente un lavoro egregio, veloce ed importante poi dal punto di vista dei risultati. Grazie dottor Massaro per la collaborazione e gli diamo questi libri, perché i libri sono cose che restano, cose che fanno ricordare. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie. Passiamo ora alla cerimonia di premiazione delle sezioni opere edite.
La giuria della sezione opere edite era così composto: Bonifacio Vincenzi, presidente, Oreste Bellini, Franco Prantera e Giuseppe Bruno. Passo la parola al presidente di giuria Bonifacio Vincenzi per alcune riflessioni sui testi, le opere che sono state esaminate. Di nuovo buonasera, parlerò poco, pochissimo, anche perché ho un terrore maledetto che possa ripresentarsi quella nuvola che in realtà ha un po' bagnato, un po' creato alcune sfumature particolari di un anno di lavoro fatto bene con degli autori straordinari che hanno partecipato quest'anno a questo premio, straordinario nel vero senso della parola, perché soprattutto nella sezione che mi riguarda, nella sezione edita, abbiamo avuto opere veramente eccellenti ed è stato veramente difficile fare poi una scelta, perché è vero che questa sera ci vedremo la passerella delle personalità, degli autori che riceveranno il premio, ma dietro a questi autori ci sono altri autori che non sono gli sconfitti, sono quelli che poi in realtà hanno reso possibile tutto ciò, sono autori di grande valore che purtroppo la struttura di un premio non può certamente elevare in questa occasione, però resta il loro valore e resta il loro percorso. Quindi un grazie soprattutto agli assenti, a quelli che non sono sotto la luce della ribalta di questa sera, e grazie ai presenti, a quelli che hanno fatto chilometri per essere qui, a quelli che poi ci seguono con affetto e con grande costanza nel lavoro che stiamo facendo ormai. Tra 2 anni saranno 30 anni che il Musagete è sulla scena di questo tipo di percorso, che è un percorso dedicato alla letteratura, ma per amore, soltanto per amore. Quindi conosceremo gli autori. Non dirò parole sulla loro opera o altre cose, perché come di consuetudine il Musagete lascia sempre un segno a questo momento, cioè nel senso che abbiamo fatto per ognuno dei premiati, dei primi 3 classificati e per i premi speciali, le motivazioni del premio, che ci sembrano una cosa opportuna, anche perché è una cosa poi che resta e che vi accompagnerà anche nel ricordo di questa serata. Io non mi dilungo, solo ne approfitto per ringraziare gli altri membri della giuria che ho avuto il privilegio di presiedere, che sono Franco Prantera, Giuseppe Bruno e il presidente del Musagete Oreste Bellini. Grazie a tutti e veramente grazie per essere qui e grazie soprattutto per quelli che sfidando i chilometri e la distanza hanno dato la loro presenza questa sera, che è una presenza per la letteratura e per l'amore verso la letteratura. Grazie ancora. Grazie. E iniziamo con il giornalismo. Il risultato è meritevole di segnalazione Fernanda Annesi con l'articolo Dalla finestra, pensieri degli anni difficili, pubblicato sulla Strada, 10 luglio 2010. Se c'è la dottoressa, la prego di raggiungerci sul palco. Presenta il premio Franco Prantera. Accomodare, grazie. Allora, questi pensieri, gli anni difficili, come vanno? Sì, ogni tanto mi chiedo quando finiranno. In realtà Pensieri degli anni difficili è un libro di Albert Einstein, perché la mia formazione è completamente diversa, quindi mi occupo di scienza e non potevo prescindere dalla mia formazione. E quindi sono difficili, però sono piacevoli comunque da immortalare su carta. Questa esperienza perché immortalarle su carta e non invece trovare altre forme espressive, visto che nella scienza si può anche fare della poesia?
Sì, vabbè, intanto è uno dei modi di espressione che io preferisco di più, è il contatto in quel momento è diretto con me stessa, quindi con la parte più profonda. Riesco, soprattutto per me stessa, a esprimermi e forse anche a comprendere fino in fondo quello che voglio comunicare. Allora, tanti auguri per anni meno difficili e a piacere di rivederla. Terza classificata è Lucia Bellassai con l'articolo Orestea, pubblicato su Kairos nel luglio-agosto del 2011. Mi pare che non ci sia perché non è riuscita a raggiungerci. Secondo classificato, Marco Managò con l'articolo Le taglie degli statisti. Curiose coincidenze che è pubblicato su Rinascita il 23 settembre del 2010. Anche Marco Managò non è riuscito a raggiungerci. Primo classificato invece, prima classificata è Rita Mascialino con l'articolo Quando Kafka diventò cavallo, pubblicato su Il Gazzettino il 15 aprile 2012. Prego. Consegna il premio Bonifacio Vincenzi insieme a Leonardo Valente, sindaco di Francavilla. Bello questo articolo. Come l'ha scoperto? È una storia un po' vecchia. Guardi, io ho sempre avuto molto interesse e grandissimo rispetto per il significato della fantasia, perché la fantasia porta simboli che il linguaggio scientifico deve eliminare e nella fantasia rimangono. E quindi sono interessantissimi da sondare per conoscere la vita, l'essere umano, tutti i progressi. Le radici dei simboli sono nella preistoria più antica, diciamo preistoria per dire, ecco, sarebbe molto di più anche. E quindi ho sempre avuto, già da ragazzina, proprio questo grande interesse e rispetto. Rispetto cosa vuol dire? Che non mi sono mai voluta inventare un significato. Quando ho letto un'opera d'arte, una poesia, un'opera di narrativa, di fantasia, io ho sempre voluto capire profondamente che cosa poteva significare e ho cercato di non inventare e non mi sono neanche mai accontentata a scuola dei commenti che leggevo sui testi, li ho sempre rispettati per carità, però cercavo di capire anche per conto mio. Allora, nell'andare del tempo, quando ero poi all'università, ho letto tra l'altro tutte le opere di Kafka perché erano obbligatorie in quell'anno e mi sono intoppata in una frase piuttosto difficile anche per me, dico anche per me perché ero brava in tedesco, mi piaceva approfondire, quindi mi permetto di dire anche per me che di solito non avevo difficoltà, e ho visto questa frase speciale e ho detto che cosa vuol dire. Dopo pochi secondi ho visualizzato la posizione di un cavallo che si alzava, ma ho voluto approfondire. Ho letto le altre traduzioni e interpretazioni che stavano all'epoca pubblicate e ho visto che non potevano essere esatte perché avevano una, non voglio dire una parola forte, la diciamo più debole, diciamo, avevano una ineleganza che non poteva essere kafkiana, perché conoscevo bene Kafka, ha un linguaggio di un'eleganza che fa spavento, per il tedesco proprio è il massimo, viene detto che il linguaggio di Kafka è un tedesco strano, bisogna conoscere la lingua, mi permetto di dire e di sottolineare, è di un'eleganza che non ha l'uguale in tutta la Germania, parlo della cultura tedesca, non c'è l'uguale. Quindi non poteva essere una frase uscita da Kafka in quel contesto, quindi ho creduto di avere ragione. Poi è passato tanto tempo e ho ripreso questo argomento e ho fatto un libro, cioè ho fatto un libro sopra, prima un articolo, un altro, eccetera, vari, e poi ho fatto un libro che presenta, mi dispiace di non averlo portato, ve lo spedisco, perché credevo di averlo in macchina, invece non c'era, perciò, e ho
potuto fare questo libro dove ho dimostrato parola per parola tutto. Sono venuti fuori non solo questo significato magnifico di questo sorgere, di questo cavallo nero altamente simbolico della creatività, della fantasia artistica proprio in tutti i sensi, e nella notte, nero come la notte, è magnifico veramente, e viene fatto questo cavallo, non viene presentato immediatamente come tale, come per esempio la Metamorfosi in Scarafaggio presenta lo scarafaggio già esplicitamente. Qui invece viene presentato a tocchi misteriosi, e infatti nessuno in 100 anni, no? Devo dirlo, se n'è accorto, e hanno appunto interpretato questa frase in modo inelegante. Io ci ho fatto un libro sopra, ho dimostrato tutto, l'ho portato ai congressi, è stato accettato per forza, perché l'evidenza, nella mia, volevo dire ancora una parola se posso, nella mia associazione, ho fondato un'associazione attorno al significato del linguaggio letterario, soprattutto, che trovo altamente formativo, cioè gli studi humanitatis sono quelli più formativi di tutti, quindi vanno coltivati sempre di più, invece vanno un po' adesso dimenticati, ma devono essere ripristinati. Dicevo, ho fondato questa associazione che si occupa appunto di una teoria estetica che vada oltre la libera interpretazione del fatto artistico, perché vige adesso da sempre la libera interpretazione, cioè uno interpreta come gli viene in mente che siano le cose e tralascia il significato che c'è, non è neanche il significato che crede consapevolmente l'autore, anche quello conta, ma soprattutto si può estrarre il significato del linguaggio. Il linguaggio va data grande considerazione, molta di più di quanto si è fatto finora, io credo, in generale. E volevo dire, ho fondato appunto questa associazione che si occupa di questa teoria estetica che va oltre il dato storico e biografico, ma va anche nella radice dei simboli, e il metodo di analisi e interpretazione del testo. Volevo ancora dire una cosa, scusate, aggiungo una frase. Non ho soltanto scoperto questa nuova metamorfosi, che è qualcosa di straordinario, perché qui Kafka non era ancora così depresso. Lo era già, ma non era così a terra come lo è stato nella metamorfosi dello scarafaggio, dove era già distrutto proprio. E mentre qui aveva la consapevolezza della sua grandezza, qualcosa di... voi mi direte, ma che cosa serve leggere questo? Serve per vedere come può essere l'uomo, come può essere l'umanità, non è soltanto bruttura, è anche cosa potente, meravigliosa. E ho scoperto, dicevo, tantissime altre cose, addirittura anche in poesie, diciamo, banali nel senso scolastico, cioè poesie come L'infinito, magnifica, di Leopardi, e c'è anche lì qualcosa di nuovo che emerge con questo metodo interpretativo, emerge oggettivamente. Posso dimostrarlo, l'ho dimostrato nelle mie pubblicazioni e lo posso dimostrare sempre, cioè non è che io dico è così e basta, è così, questo è quello che dico, e poi dimostrazione si dimostra tutto, quindi uno ha la soddisfazione di essere in contatto con significati veramente potenti, vedi Shakespeare, ma tutti proprio, anche i più, diciamo così, conosciuti, Pinocchio, poi ho innovato completamente. Non vorrei sembrare presuntuoso adesso, lo devo dire in fretta perché voglio che sappiate che dalle opere letterarie si può trarre grandissimo insegnamento, ma molto più di quanto si crede, andando in profondità. Anche Pinocchio, mentre Pinocchio è il solito discolo e qua e là, è diventato un eroe della diversità in questa interpretazione che estrae i significati che vi ha messo Collodi, consciamente e inconsciamente. Io adesso ho parlato troppo, mi dispiace. No, non ha parlato troppo. Saremo qui a sentire, ad ascoltare queste riflessioni che non sono soltanto interpretazioni, ma sono interpretazioni sostenute da una dimostrazione. Sì. E quindi la capacità di una sintesi tra ciò che è evocativo, come evento artistico con cui ci confrontiamo, con cui veniamo in contatto, e poi la soggettività dell'artista. Esatto. E che è, insomma, è un problemino. Qui abbiamo un artista, poi ci dirà qualche cosa, perché sennò l'impressione che una volta fatta l'opera poi appartiene al mondo, che è una grande verità, sì, però c'è anche sempre la soggettività, che è difficile che è difficile però da memorizzare o da portarsi appresso. La soggettività, e volevo dire solo ancora una cosa, la soggettività è la base di tutto, perché anche il pensiero scientifico si basa sulla soggettività del cervello, però il cervello non è soltanto soggettivo individualmente, ha una soggettività universale della specie, e tra questi due estremi si gioca il significato poi delle cose.
Grazie e continui. Speriamo di ospitarla nuovamente l'anno prossimo. Premiazione sezione libro edito di saggistica. Sono risultati meritevoli di segnalazione Maria Sirago, La scoperta del mare, edizione Intramenia, Emilio Sarli, La decima musa del Parnaso, Maria De Cardone, edizioni Yuca Print, e Armido Cario, Oltre il tempo, ma per editrice. Armido Cario mi sembra che sia presente, che è riuscito ad arrivare fino a Francavilla. No, non ce l'ha fatto. No, dove? Mi sembrava. Consegna il premio Franco Prandera. Allora, una domanda banale, che c'è oltre il tempo? Innanzitutto grazie a voi del Musagete, grazie al Comune di Francavilla e agli ospiti qui presenti. Oltre il tempo è come dire, un saggio dedicato al valore positivo dell'identità, identità territoriale, che molto spesso è confusa con, o meglio, ridotta a campanilismo molto banale. E invece l'identità ha un valore profondo che è fatto di relazioni, di spiritualità, un patrimonio di conoscenza. È un saggio quindi soprattutto storico, ecco perché oltre il tempo. Per oltre il tempo perché non si limita alla successione di eventi, alla storia sociale ed economica, ma guarda anche all'antropologia del territorio, a quel portato di fede, di spiritualità che appartiene poi a tutte le nostre realtà calabresi e meridionali. Grazie e l'aspettiamo l'anno prossimo con una nuova opera. Arrivederci. Terzo classificato, Raffaele Pinto, La Basilicata tra il XIX e il XX secolo, Archivia. Raffaele Pinto è presente? C'è riuscito a raggiungerci? Mi sembra di no. Secondo classificato, Andrea Romanazzi, Il ritorno del Dio che balla, Venezia. Consegnano il premio Bonifacio Vincenzi e Leonardo Valente. Allora, il suo libro tocca delle corde molto particolari, mi dispiace per il suo ginocchio, quindi il Dio che ballo ha lasciato. Non mi sta facendo ballare tanto. Va bene. Allora, com'è questo Dio che balla? Diciamo che è la rimembranza del nostro popolo. Un po' il bacino del Mediterraneo è accomunato da antiche tradizioni legate a culti di fertilità e di procreazione. Questo Dio che balla è da una parte la paura insita nell'uomo fondamentalmente meridionale, in realtà abbiamo visto, l'ho visto all'interno del libro, che questa tradizione molto più nota della tarantella e della pizzica che normalmente è caratterizzante la Puglia, ma in realtà è diffusa in Calabria, in Basilicata, in Abruzzo, in parte della Sardegna, va a identificare appunto questo timore dell'uomo verso le forze naturali, verso questa antica divinità, e dall'altra parte però la quasi sacralizza andando appunto a elevare come divino. Infatti c'è la paura, ecco perché l'uccisione del Dio da una parte, quindi l'uomo che danza, o meglio in questo caso la donna che danza e uccide la taranta, espressione della divinità, dall'altro lato però la taranta che morde la donna è in qualche modo, come dire, quasi in una sorta di trance sciamanica la avvicina più al mondo del luminoso.
questa tematica, secondo me modestissimamente, è estremamente interessante, perché in maniera subdola, ma forse non poteva diversamente, pone la centralità del corpo nell'ambito dell'umano e del divino, in qualche modo, no? È il corpo il protagonista di questa sorta di sospensione dell'umano e del divino. Assolutamente sì, il corpo e la gestualità, quindi corpo, gesto, oltre che suono e musica, e quindi la gestualità, per chi ha mai visto appunto parlare una tarantella, questa danza della tarantolata, anche se in realtà la tarantella deriva da qualcos'altro, da quel dal Tarantinidion, questi vestiti che venivano utilizzati nei culti dionisiaci e quindi che ci fa ritornare al passato. Ogni gesto, dalla zoppia rituale nella quale ora in qualche modo non ritualmente mi ritrovo, al movimento delle mani, del fazzoletto, l'utilizzo dell'altalena, dei nastri colorati, anche gli stessi movimenti dei musicanti, quindi all'interno del rituale di depossessione, possiamo dire così, quindi di guarigione della tarantolata, esprime da una parte appunto è espressione del corpo, dall'altro lato esprime tutta la sensualità, tutta quella fecondità che è presente non solo all'interno della donna, ma all'interno appunto di questo che possiamo definire un vero e proprio rituale. Grazie e complimenti ancora. Grazie e speriamo di ospitarla nuovamente qui. Primo classificato, Rolando Belvedere, dietro i media del quarto mondo, Armando Editore. Prego Rolando Belvedere di accomodarsi al palco. Consegnano il premio Vincenzi Bonifacio e Leonardo Valente, sindaco di Francavilla. Molto interessante, sia perché è molto attuale, sia perché in qualche modo si pone degli interrogativi che ci riguardano molto molto da vicino e anche a breve. Senz'altro, intanto diciamo che cos'è il quarto mondo e i media del quarto mondo. Il quarto mondo è un neologismo che io ho usato per lavorare su 40 paesi che sono stati indicati dall'ONU, che sono i paesi i più poveri che esistono su questo nostro pianeta. Teniamo presente che questi 40 paesi normalmente in questi 40 paesi 805 milioni di esseri umani vivono con poco meno di un dollaro al giorno. Sono paesi ricchissimi, ma sono paesi che sono gestiti da oligarchie che naturalmente impediscono lo sviluppo di quei concetti che erano stati prima citati dal presidente come si chiama? Ferraro? Non mi ricordo. Massaro, chiedo scusa. Dal presidente Massaro, e cioè la cultura rende liberi, la cultura alimenta la nostra mente. In realtà in questi paesi non esiste cultura, non esiste informazione. I giornalisti sono spesso e volentieri ammazzati, messi in galera. Sono paesi che vivono una situazione estremamente, estremamente precaria. Ora, 805 milioni di esseri umani vuol dire 805 milioni di persone, soprattutto giovani, che naturalmente aspirano a una vita decorosa, a una vita normale, quella occidentale. Spesso e volentieri però non riescono a vivere proprio perché queste oligarchie in qualche maniera
soffocano la loro libertà. I giornalisti sono, i giornalisti indipendenti sono, come ho detto spesso, uccisi. Attualmente ci sono circa 120 giornalisti che sono in galera, molti sono minacciati, altri sono costretti a fare le valigie e a scappare. In una situazione di questo tipo è evidente che parlare, come faceva prima il Presidente Nassar, di cultura e di libertà è abbastanza difficile. Io ho cercato di dimostrare le difficoltà di fare giornalismo in questi paesi e soprattutto gli interessi che condizionano e controllano questi paesi e controllano soprattutto i media. Grazie per la sua bella opera e speriamo di incontrarci nuovamente l'anno prossimo. Premiazione libro edito di narrativa. Sono risultati meritevoli di segnalazione Maria Teresa Amore, Voci del Silenzio, Aletti Editore, e Aldo Mazza, Il Silenzio delle Nuvole, Colmo Grafica. George Mustang, Giro del Mondo in Mustang 2 dell'Albatros. Prego George Mustang di avvicinarsi al palco, perché stava qui, ecco, sta lì, lo vedo. Consegna il premio Franco Brantera. Prego. C'è una grande curiosità. Sì. Da quale parte del mondo sta arrivando adesso? Adesso sto arrivando da Sala Consilina, da Roma però, diciamo, io risiedo a Sala Consilina e sono qui per pochi giorni, poi per la Romania e poi a ritirare un premio per sua Savona e poi riparto ancora. È lei che ha i contatti, non... e sono veramente piacevolmente sorpreso, perché io ho vissuto in 31 nazioni, fino adesso 32 nazioni in tutto il mondo, e ho vissuto anche nei paesi, diciamo, anche nei sobborghi, ma una cultura come qui al sud, che devo dire sinceramente, con l'italiano ve la cavate male con la pronuncia, ma avete una cultura da invidia, invidia. Un applauso per loro, non per noi. Grazie. Noi ce la caviamo male con l'italiano per un motivo, con la pronuncia per un motivo molto molto profondo. È il legame con la madre. Noi abbiamo dei problemi con la madre, perché la nostra è una cultura matriarcale. Non è vero che comandano gli uomini, che l'uomo è, sì, l'uomo a volte è delinquente, violento, eccetera, però un imprinting, quindi in questo senso qua è vero. Per quanto possiamo lavare i panni in Arno, nel Po, in qualche altro fiumiciattolo, Danubio, eccetera, rimane sempre, perché questo legame materno nella nostra terra è inscindibile. Allora io vi dico una cosa, questo che ha detto lei è sacrosanto ed è vero, ma io quando sono stato costretto, per 5 anni fui costretto a studiare edizione per poter cantare, altrimenti cantavo l'accento, va bene che anche Reitano cantava l'accento, ma era meraviglioso. E comunque voglio dire questo, io quando torno al mio paese non riesco a parlare, io parlo salese. E adesso una piccola, la cicala al mio paese si chiama la cieca cieca. La cicala resta la formica,
La formica resta alla cicala. Mannaggia, chi ti è morto? Ma non ti abbendi mai? E fermate un poco. Abbendati da storto e senti come canto. Che poi fate i crai. Tiene ragione tu, se la formica, che campa così poco. Eppure se non mi piace, mannaggia il diritto. Perciò mannaggia chi ti è morto, state un poco zitto. Grazie, al piacere di ospitarla dopo un giro del mondo di un anno. Di rivederci qua. Grazie. Arrivederci. Mario Lambroglia, Gianfrancesco, tipografie Zaccara. Se è presente, pure prego Mario Lambroglia di. Certo. Sì. Franca Iannuzzi. Eccola che è presente. Consegnano il premio Massaro e Bonifacio Vincenzi. Bellissima in tutti i sensi. Come vi siete armonizzati? Avete fatto un patto di collaborazione non belligerante, perché riuscire poi a mantenere questo ritmo per tutto un libro è abbastanza, perché siete molto armonizzati. Sì, rispondo io, poi chiaramente risponderà anche Franca Iannuzzi. Io volevo ringraziare il Musagete e questa organizzazione che ci ha voluto qui questa sera, in particolare il signor Vincenzi, che ha insistito per la nostra presenza, e davvero siamo onorati di ciò. Se mi posso permettere, prima di rispondere alla domanda, ma sarò davvero breve, vorrei fare una cosa, se possibile. Vedo il primo cittadino di Francavilla, vorrei esprimere un desiderio, se possibile. Abbiamo 3 copie del fumetto, ci piacerebbe se domani mattina il sindaco potesse dare queste 3 copie a 3 bambini di Francavilla. Saremmo onorati di questo gesto del sindaco. Grazie. Grazie. Allora, ritornando alla domanda, io e Franca facciamo una serie di attività associazionistiche in Basilicata. Io sono di Lauria, Franca è di Episcopia, e quindi chiaramente all'interno un po' di questi eventi, insomma, ecco, anche di una serie di manifestazioni che organizziamo, ad un certo punto abbiamo pensato: perché non scriviamo la storia di un personaggio particolare, di un frate francescano, di un conventuale minore nato a Lauria nel 1612, che sfiorò il soglio pontificio, rischiò di diventare papa, e questa storia è molto bella e avvincente. E però ci siamo detti, siccome qualche altro volume era stato anche già scritto, in particolare da Monsignor Cantisani, già arcivescovo emerito di Catanzaro, che sicuramente molti conosceranno qui, lui è tra i cultori, ecco, di questa figura di cardinale. Io stesso ho scritto anche un libro su questa figura, però ci siamo detti: ma perché non facciamo una cosa diversa? E purtroppo, lo dobbiamo dire, insomma, non è difficile, insomma, o comunque molti, vedendo un libro, no, sì, c'è questo frenarsi. Allora abbiamo detto: troviamo una formula nuova. Quale potrebbe essere questa formula? Il fumetto. E quindi insieme a Franca abbiamo, immagino, lei è molto brava, oltre ad essere una fumettista è anche una scultrice, una pittrice, quindi è davvero un'artista autodidatta, e quindi questo ancora di più valorizza i suoi lavori. Ci siamo detti: perché appunto non facciamo questa cosa? E quindi lei chiaramente all'interno di questo volume ha curato la parte, i disegni, insomma, e quindi le illustrazioni. Un lavoro
lavoro lungo, però un lavoro di crescita. L'ho detto tante volte, l'ho detto anche nelle iniziative che noi abbiamo concluso a giugno con un gemellaggio importante, dove esce fuori un ragazzo, una forza di volontà da tramandare ai nostri giovani, e poi un valore importantissimo che è l'amicizia, quella che nel fumetto è rappresentata dal rapporto tra San Giuseppe di Copertino e tra il Cardinale Brancati. In nome di quell'amicizia e all'Auria poi è nato un progetto importante che è stato proprio il gemellaggio tra queste comunità, e questo è stato importante. Difficile come lavoro, perché 300 quasi 20 pagine sono tante, fatte anche in tempi brevi e in un modo di lavorare, diciamo, che Mario mi ha passato queste didascalie, e dandomi però quell'emozione del personaggio che poi ho fatto mia, ed è nato questo lavoro che non è solo destinato ai bambini, perché alla fine sono dei valori così importanti che vanno bene anche per gli adulti. Io, tra l'altro, proprio un secondo, colgo l'occasione, Franca parlava di gemellaggi, noi vorremmo davvero, se possibile, che con il Musagete potesse nascere qui da questa sera un rapporto con delle associazioni delle quali facciamo parte, e quindi davvero speriamo che l'anno 21 magari il sindaco ci potrà onorare all'Auria della sua presenza, così come chiaramente anche gli amici del Musagete. Quindi speriamo davvero che questa sera sia stata un po' la prima scintilla di questo rapporto tra due territori che poi sono vicini, ci divide il Pollino alla fine, ma siamo assolutamente vicini. Grazie. Grazie dell'invito, che accogliamo senz'altro, e ci vediamo presto a voi. Grazie. Allora, sono stati assegnati inoltre due premi speciali. Il premio speciale della giuria a Beniamino Lucente con il romanzo Amici per la pelle, Calabria Letteraria Editrice. Se c'è Beniamino Lucente, lo prego di salire sul palco. Consegna il premio Leonardo Valente, sindaco di Francavilla. Amicizia che cos'è, visto che l'ha sviscerata in qualche modo? Che tipo di sentimento è, secondo lei? Prima di tentare di dare una risposta a questa domanda, mi si consente di fare dei ringraziamenti sentiti al Musagete, unendomi a tutti gli altri che mi hanno preceduto, e soprattutto di fare i complimenti al Bonifaci, che con tanta tenacia e con pervicacia ha portato avanti un progetto culturale così interessante in una realtà dove tutto è estremamente difficile. E colgo l'occasione per fare gli auguri al Bonifacio, al Musagete, di perseguire in questa strada che sicuramente darà dei frutti insperati in una realtà disastrata come quella dell'Alto Ionio Cosentino e di Francavilla in specie, che con tutti gli altri paesi sente questa drammatica crisi culturale, politica ed economica. Ora, per dire qualcosa sull'amicizia, dico soltanto che è uno dei sentimenti più nobili che possano albergare nell'animo di una persona. È il sentimento che presuppone altruismo, che presuppone dedizione completa, che non chiede agli altri alcuna ricompensa di tutto quello che l'individuo sa e può dare.
Quindi io credo che l'amicizia si debba consolidare fra i popoli e fra le persone e fra i popoli, prima fra le persone e poi fra i popoli, perché se vi è fra le persone ci sarà anche fra i popoli. E purtroppo noi, mi si consenta la digressione, questa distinzione fra persone, senza fare alcun specifico riferimento, non sempre viene osservato. Anzi, proprio in questi ultimi giorni, mesi, c'è come una recrudescenza proprio di questo sentimento che esclude quasi il sentimento dell'amicizia. Con dolore devo constatare quindi che l'amicizia è solubile. Non è solubile, e se lei avrà modo di leggere il romanzo, troverà che l'amicizia è proprio quel sentimento così granitico, così forte, da sfidare le intemperie della vita, da rendere così forti poi da consentire ai personaggi di fare un processo inverso, cioè di tornare dalla perdizione più profonda al ritrovarsi dopo tanto tempo, proprio grazie all'amicizia, a questo sentimento profondo che non divide, che unisce e quindi che rende più forti. Si capisce che nel romanzo poi non ci sarà la soluzione dei problemi di crisi di questi personaggi che sono i personaggi chiave del romanzo. Non ci sarà una soluzione perché lo scrittore non dà soluzioni. Le soluzioni le danno i filosofi. Gli scrittori devono semplicemente, attraverso le invenzioni, dare uno spaccato della vita delle persone con i loro sentimenti, i loro istinti repressi, le loro inclinazioni che poi sembrano addormentate ma che poi in maniera profonda, forte, riemergono e quindi determinano i fatti non mi dilungo perché sarebbe troppo. Grazie e speriamo di vederci l'anno prossimo. Premio speciale della giuria a Marco Peressi con il romanzo Madonna di Comercio, Alion editrice, ritira il premio editore Maria Grazia Scarnecchia. Consegna il premio Massaro. Grazie, un saluto all'autore, se vuole dire qualche cosa. No, vorrei dire che l'autore ha delegato me dopo aver cercato disperatamente di essere presente, ma purtroppo aveva un impegno in Francia e non ha potuto esimersi. Quindi saluta e ringrazia tutti. Grazie. Terzo classificato, Cristiano Gentili, Ombra Bianca, Oda Benga. È presente Cristiano Gentili? No, mi sembra che non ce l'abbia fatta da arrivare. Il secondo classificato è Romano Franco Tagliati, Diario di Bordo, Ipertesti Edizioni. Romano Franco Tagliati è presente? No. Primo classificato è Gino Pitaro, Bubblefish Edizioni Ensemble. Penso che Gino Pitaro sia qui presente. Consegnano il premio Bonifacio Vincenzi e Leonardo Valente.
Prego. Mi congratulo in maniera particolare per questa sua opera, perché soggettivamente, ovviamente, mi è sembrato proprio un continuo ritratto impressionista, ma fatto veramente bene, come con poche pennellate si è dentro l'opera, si è risucchiati, perché le note emozionali ed emozionanti e gli stati affettivi che rimbalzano tra le varie vicende, tra i vari racconti, effettivamente tengono compagnia con un calore molto particolare. Grazie di queste parole, sono davvero onorato di ritirare questo premio, perché voglio dire, per me è stata davvero una gratissima sorpresa, anche se il libro Babelfish, che è una raccolta di racconti, ci sta dando delle buone soddisfazioni. E diciamo che il tema che sta funzionando, che sta piacendo e che è sincero, è quello lì del nomadismo esistenziale, delle intersezioni culturali e sociali ed etniche, che fanno un pochino da leitmotiv ai racconti. Per cui abbiamo inizialmente un racconto che si chiama Il toro di Pamplona, che è una prova di coraggio che coinvolge alcuni studenti in Spagna. Poi c'è una storia che si chiama Michelangelo, Ginevra e io, che praticamente è una... abbiamo due protagonisti che sono uno stagista e un aspirante pugile alla ricerca del loro avvenire a Ginevra. Quindi abbiamo un racconto che si chiama Sakura, che narra le vicende d'amore e di vita di uno spedizioniere italiano a Singapore. Una Roma magica e misteriosa vissuta poi attraverso l'esperienza di un impiegato doganale, e uno scrittore, poi un altro racconto che investiga sulla sua realtà, sulla propria realtà esistenziale in Costa Azzurra. E diciamo, in tutto le storie sono sei, e poi c'è anche una storia appunto fra queste sei ambientata a Londra, dove un episodio apparentemente insignificante sconvolge e coinvolge la vita di alcuni impiegati nella city londinese. Quindi magari questa trasversalità è un po' è piaciuta, sta piacendo, e sono contento che abbia impressionato favorevolmente la giuria, insomma. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo, spero. Volevo aggiungere una cosa: è venuta anche l'edizione Ensemble da Roma qui a presenziare al premio. Per chi magari volesse dare un'occhiata, il nostro libro lo si trova lì e nulla. Va bene, grazie a voi. Arrivederci. Siamo quasi in finale. Premiazione sezione libro di poesie. Sono risultati meritevoli di segnalazione Michele Lalla, Denenke Eunè, Lorenzo Curti, Carmine Curti, Prima che faccia sera, Aletti Editore, Antonio Avenoso, Un poeta ricomincia da capo, Taume Edizioni. Flavio Ricucci, Risponde mio signore, Leonide Edizione. Se Flavio Ricucci è presente, lo invito a salire sul palco. Flavia Ricucci, scusi. No, non c'è. È stato assegnato inoltre un premio speciale per il miglior libro di poesia dialettale al poeta Alfredo Panetta per la raccolta di poesie Una folia in dei falachi, edizione CFR. Terzo classificato è Franco Araniti, Meticcia, Città del Sole Edizioni. Prego Franco Araniti di accomodarsi sul palco, consegnano il premio Bonifacio Vincenzi e il nostro presidente di giuria. Meticcia, bellissimo libro. In due parole, può rendere un po' l'atmosfera che si attraversa leggendo? Allora, intanto, prima di risponderle, mi deve consentire di ricordare, visto che stiamo parlando di poesia e di letteratura, una delle figure più importanti della letteratura calabrese e non solo, che purtroppo ci ha lasciati ieri, che è Pasquino Crupi. Adesso ci associamo. Adesso, grande perdita. Il nome Meticcia, il titolo di questo libro, è un titolo che cerca
di rappresentare il meticciamento che c'è all'interno del libro, ed è un meticciamento non solo di linguaggi, di contenuti, ma anche un meticciamento tra le sezioni che compongono il libro. E nasce da una serie di sollecitazioni che nel corso degli anni ho ricevuto, rispetto anche agli altri libri che ho pubblicato, da parte di persone che hanno seguito le cose che andavo scrivendo e pubblicando su varie riviste nazionali e internazionali. E la professoressa Falco dell'Università della Calabria è riuscita a trovare questo filo che lega queste sezioni, ha selezionato i testi e, mio malgrado, perché non avevo intenzione di pubblicarlo, è nato quest'ultimo libro. Allora speriamo di leggerne presto un altro. Benissimo, allora ci aspettiamo per l'anno prossimo. Arrivederci. Secondo classificato, Giovanni Caso, trilogia di possibili eventi, Genesi editrice. Non mi sembra che Giovanni Caso sia riuscito ad arrivare. Primo classificato, Flaviano Pisanelli, Erranze e dintorni, Oxibia Edition. Flavio Pisanelli ha vinto anche il premio in danaro di 300 euro quale vincitore della sezione delle opere edite. Consegnano il premio Bonifacio Vincenzi e Leonardo Valenti. Prego Flaviano Pisanelli di venire sul palco. Allora, benvenuto a Francavilla, anche se so che provieni da terre limitrofe, quindi è un ritorno un po' all'ambiente familiare. Ma veniamo a Erranze e dintorni. È un testo che è molto particolare, perché è una serie di poesie, di riflessioni su esperienze che danno l'idea proprio del movimento sospeso, come effettivamente poi è la vita, per cui facciamo un passo, sembra che stiamo andando in un certo posto, poi ci troviamo in un altro, a volte pare che corriamo, altre volte sembra che invece quel movimento sia in attesa di chissà che cosa. È un po' l'impressione che ho avuto, certo, se avessimo più tempo potremmo parlarne di tanti tanti altri spunti, e dell'esperienza dell'andare, del venire, dell'essere contemporaneamente come se non ci fossimo. Qual è l'opinione invece da chi ci è stato dentro questa situazione? Innanzitutto grazie per questo riconoscimento, e in particolare sono molto toccato perché viene dall'Italia, nel senso che io vivo da 15 anni in Francia ed è la casa editrice francese, è una raccolta poetica bilingue, quindi è in italiano e in francese, che è una delle novità rispetto alle mie raccolte precedenti. E sono molto contento che il primo riconoscimento ufficiale venga dall'Italia e non dalla Francia in questo caso. E terre limitrofe sì, perché le mie origini materne, sono romano, ma le mie origini materne sono tra la Basilicata e la Puglia, la provincia di Taranto e Ginosa, quindi è un modo per me anche di ritornare dopo tantissimi anni in zone limitrofe appunto. Erranze e dintorni, per dirlo, ci sono tre novità importanti. Condivido quello che è stato detto. Ci sono tre novità importanti. La prima, appunto, la casa editrice francese. Per la prima volta ho pubblicato in un paese che non è il mio, ma che è una terra d'accoglienza. Seconda novità è la doppia lingua, perché ormai non scrivo più solo in italiano, ma scrivo anche direttamente in francese, quindi ci sono dei testi che sono, la maggioranza sono scritti in italiano tradotti in francese, alcuni scritti in francese e tradotti in italiano, quindi c'è questo stare fra le lingue anche che ormai è qualcosa che mi caratterizza in modo forte. Ho pensato moltissimo al discorso introduttivo quando si parlava appunto del pensare ormai, certo con la radice ben piantata a terra, ma credo che questa raccolta sia anche un invito a pensare attraverso delle radici aeree, nel senso che c'è la radice terrestre, terrena, che è quella dell'origine,
però su questa radice terrestre l'erranza, che è poi uno stato naturale dell'uomo, interviene e trasforma questa radice piantata bene in terra in una radice aerea che prende nutrimento un po' da tutto. E quindi è una raccolta di questo tipo, una raccolta, una ricognizione che raccoglie testi scritti in 10 anni, un lavoro che mi ha preso 6 anni di tempo. Sono testi dal 98 al 2009 e ho cambiato anch'io 16 città nella mia vita, e paesi diversi, ed è una sorta questa raccolta di ricognizione di luoghi che non sono solo luoghi, ma sono anche tutte le persone che ho incontrato, tutti i discorsi che ho sentito, discorsi con cui mi sono scontrato, perché non si è mai sempre completamente d'accordo, fortunatamente. E quindi ecco, questo penso sia l'essenza di questa raccolta, appunto, erranza e dintorni, perché in realtà l'erranza non ha una direzione precisa, è sempre un muoversi intorno a qualcosa, assenza e presenza insieme, cioè siamo sempre nell'oscillazione tra l'assenza e la presenza, che sono le doppie facce poi dello stesso essere, cioè di noi che viviamo e che ci arricchiamo giorno dopo giorno di esperienze, lingue, modi di vita diversi. Grazie e auguri per questa bellissima opera. Arrivederci. Allora, prima di passare alla cerimonia di premiazione dei premi alla cultura, chiamo sul palco Franco Prantera, Bonifacio Vincenzi e Massaro, e il sindaco, ovviamente. Anche per loro il Musaggetti regalerà un pacco di libri e un sentito ringraziamento per il lavoro che hanno svolto. Consegna i libri Bonifacio Vincenzi.